Amici a casa, buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con Pur Parlé. Qualche istante, torniamo con voi. Con Vera TV vinci veramente. Invia i codici alfanumerici con sfondo rosso che compariranno ogni giorno in sovraimpressione durante le trasmissioni di Vera TV. Potrai vincere una Fiat 500 ibrida. Partecipare è facile. Entro 30 secondi dalla comparsa del codice, spediscilo al numero 349 36 62 246 o via SMS o WhatsApp. Più codici invii, più probabilità hai di vincere la Fiat 500 hybrid. Gioca anche tu con Vera TV e vinci veramente. Regolamento sul sito veratv.it. Do il benvenuto al mio primo ospite, Piero Chiarini dell'Associazione Culturale Teramo Nostra di Teramo. Benvenuto. Buonasera, buonasera. E con lui parlerò un pochino del premio Gianni Di Venanzo che si è appena concluso, quindi dobbiamo sapere assolutamente com'è andato, ma ci sono tante persone che però ancora non lo conoscono, quindi dobbiamo partire assolutamente dall'inizio. Innanzitutto, chi è Gianni Di Venanzo? Gianni Venanzo è stato il più grande autore della fotografia cinematografica del mondo, che ha lavorato con i più grandi registi italiani, quando il cinema italiano faceva scuola per tutto il mondo. Ancora adesso, diciamo, tanti si ispirano al nostro cinema. E quindi noi, grazie al nostro concittadino, Gianni Venanzo è nato a Teramo, abbiamo valorizzato la sua figura e facciamo conoscere anche la nostra città in tutto il mondo, perché ogni anno in questo premio vengono i grandi autori della fotografia, sono venuti dalla Russia, dalla Corea, dall'Australia, perché abbiamo messo anche un ordine che se non vengono a ritirarlo questo premio non gli viene consegnato. Rimane sulla carta e quindi devono assolutamente venire a Teramo e conoscere, sì, questa meravigliosa città. Noi gli paghiamo il biglietto, l'ospitalità, andiamo a prendere tutto quello che serve, perché l'ospitalità abruzzese diciamo non oramai teme confronti. No, non teme confronti e noi ci mettiamo a disposizione. Ma devono assolutamente venire a trovarci e ritirare, sì, questo premio. Sì, perché anche però devo dire la verità, tutti quanti non ci sono state defaianze. Purtroppo quest'anno c'è stato un piccolo problema con l'Alitalia, che dopo che dovevano venire i tre premiati da Parigi, dopo che avevamo fatto il biglietto, avevamo mandato a prenderli a Fiumicino, hanno annullato il volo insomma è stata una cosa un po' poco bella. Però sono cose che capitano. Però, comunque, è stato un bel evento, che poi, sì, tra parentesi, è la 26ª edizione, quindi... Sì, è una delle poche iniziative che ancora resistono nella nostra città, perché portare avanti queste manifestazioni in una piccola città di provincia è molto complicato, però, diciamo, è l'unico evento che non è stato mai interrotto, nemmeno con la pandemia, sia l'anno scorso, che è stato il 25enne, è stato festeggiato al Cineteatro Comunale, e sia quest'anno, perché ancora siamo dentro la pandemia, ancora non siamo fuori da questa, purtroppo, come si può chiamare, disgrazia che è capitata a capo e collo a tutti i nostri concittadini. Stiamo vedendo delle immagini meravigliose. Sì, abbiamo... Prima di commentarle. Sì, abbiamo avuto... Questo è... Dopo ci sono vari premi, questo è un premio... Ci arriviamo, sì. Vai pure. Allora, questa è Cinzia Leone, bravissima Cinzia Leone, ha girato Parenti Serpente, non c'è bisogno. Questo è un nostro concittadino di Pescara, Davide Cavuto, che ha vinto col suo documentario ultimamente a Venezia. Quindi quest'anno abbiamo ricordato anche Ennio Flaiano, che tutti quanti dicono che sia nato a Pescara. Io sapevo che era nato a Colonnello, tra l'altro, quindi, però la nascita è abruzzese, dove è nato sempre abruzzese. Per fortuna i campanilismi oggi sono stati azzerati e si guarda solo alla qualità delle persone, e questo che è cosa più bellissimo. Importante. Ma parlaci un po' di questo concorso, come è organizzato? Beh, il premio, noi abbiamo una giuria super qualificata, abbiamo
il presidente di giuria che è Stefano Masi di Rai News, dopo abbiamo Laura Dellicolle che organizza tutti i maggiori festival, dal Festival di Roma, i Nastri d'Argento a Venezia. Abbiamo Franco Mariotto, un altro esperto di cinema, è stato l'ex direttore di Cinecittà. Dopo c'è Pietro Montano, un nostro concittadino, emerito professore della Sapienza di Roma, esperto del cinema sovietico. C'è Adriana Chiesa, quest'anno abbiamo inserito una nuova... Noi ogni anno inseriamo... Rinnovate questa giuria? Sì, questa giuria parzialmente. Questo è il rettore di Teramo che premia Stefano Masi, la presentatrice era Antonella Salvucci. Questa è la serata clou, sono tutti personaggi che vengono a onorare, vengono soprattutto per Gianni Di Venanzo, perché portare tutti questi artisti, il mondo del cinema a Teramo, grazie al nome di Gianni Di Venanzo, riusciamo. Questa è Gaia De Laurentiis, un'altra attrice, presentatrice famosissima, che è stata ospite del premio. E quindi diciamo, noi abbiamo avuto da Stefania Sandrella, Silvana Pampanini, questo è Davide Cavuti, il nostro anche un grande, ripeto, ha girato il corto su Ennio Flaiano, ma è anche un grande fisarmonicista, un grande musicista. Io sono curiosa di capire com'è l'organizzazione, nel senso, allora, scelti i giudici, che si fa? Bisogna selezionare dei film. Sì, allora loro durante l'anno fanno questi 7 giudici, tra l'altro ci sono anche non voglio dimenticarlo, Pasquale Cuzzublo, che è il maggiore, uno dei più grandi esperti di restauro delle pellicole, e c'è Giuseppe Venditti, un direttore di fotografia. Quindi abbiamo una giuria composita. E loro, ognuno di loro, durante l'anno fanno una cernita dei film. Una sorta di selezione. Una selezione. Dopo noi a giugno, i primi di giugno, andiamo a Roma e da questa selezione che ognuno porta vengono fatte 4 terne. Da queste 4 terne, il secondo sabato di ottobre escono i 4 film vincitori. Ma vi riunite prima a Cinecittà? Sì, ogni anno, e dopo noi ogni anno portiamo sempre qualche cittadino di Teramo, qualche giornalista, abbiamo portato tante persone a Teramo, a Cinecittà, per far vedere che la giuria è una giuria competente e non ci sono nessun tipo di, diciamo, di perché noi diciamo sempre, questo è Fabio Melelli, un critico cinematografico. Facciamo tutta la luce del sole. Un conto è sentito dire, un conto invece portarli veramente sul posto, sì, così sì, si rendono meglio conto di quello che è la situazione lì, e possono riportarla meglio ai cittadini. Sì, noi abbiamo portato con noi, è venuta la Facciolina, Persia, sono venuti tanti soci di Teramo Nostro, Fabio Scacchioli. Insomma, ogni anno portiamo 2 o 3, facciamo un pulmino, andiamo noi come osservatori, non come... Però sentiamo la giuria, quella che sceglie, che decide, perché... Sono curiosa di capire, però, lo scorso anno come avete fatto in pieno lockdown? In pieno lockdown, purtroppo, lo scorso anno l'abbiamo fatto online, per forza di cose, perché non ci potevamo muovere, anche per non interrompere questa tradizione, questa annualità del premio. Fortuna che siamo riusciti a portarlo anche l'anno scorso, nonostante le difficoltà del lockdown. Però l'abbiamo fatto dal vivo, non diciamo... Quindi riunione online, ma la premiazione... L'assegnazione è stata fatta come quest'anno, insomma. Ma tu social? Come? Ci vai su internet, come promuovi gli eventi? Beh, gli eventi oggi, per far promuovere gli eventi è molto difficile, però sui social, diciamo, è seguitissimo, sui social... Riusciamo ad avere, non solo, però tanto, perché noi come associazione abbiamo un sito, Teramo Nostra, che è super, abbiamo 5.000 amici e ce ne sono altri 5, dovremmo aprire un'altra
un altro canale dopo non si può seguire più. Ma utilizzi principalmente Facebook, Instagram? Beh, di più Facebook. Facebook? Sì, perché è più alla portata di mano, non è selettivo, insomma, è più immediato. Quindi, a proposito di Facebook, noi abbiamo un collegamento con Barbara Trasatti che ci dà tante pillole chicche social. Chiedo alla regia se ce l'abbiamo in linea, se è collegata. Si sta collegando, quindi tra un pochino torniamo. Così sì. Ti può consigliare anche a te, come devi fare per migliorare, far aumentare la platea, oggi, il allora, pubblico, la strategia che usiamo noi quest'anno, la capienza massima del teatro era di 210 posti, erano tutti occupati. Anzi, qualcuno a malincuore abbiamo dovuto rinunciare col Green Pass, tutto il necessario, perché le regole ci sono e vanno applicate. E quindi, dopo, per fortuna, abbiamo questi canali sui social, ma anche le televisioni, sono tante televisioni private che durante l'anno ritrasmettono e vi aiutano a condividere questo bel evento. Sì. Ma è con noi, eccola qui, Barbara Trasatti con la sua rubrica Chic and Social, la rubrica del venerdì. Ci dà tante pillole, ciao Barbara, su come... Ciao Luca, buonasera a tutti. Buon pomeriggio. Su come fare per essere presenti sui social, ma nella maniera giusta. Barbara. Ma la cosa fondamentale, Ludovica, è quello di aggiungere valore a chi ci segue. Cioè una persona per seguirci deve trovare un tornaconto, no? Ci deve guadagnare qualcosa. Dobbiamo dare un valore a quello che noi postiamo. Non è sempre semplice avere tanti follower sui social, su Instagram. E ci sono diversi metodi. Non si può postare a caso, non si possono fare le cose a caso se vogliamo aumentare la nostra visibilità. Ci sono dei metodi. Siamo felici di scoprirli sì. Con te. Allora, per me ci sono tre soluzioni. La prima è insegnare. Cioè, io ad esempio, sotto il periodo del lockdown, ho imparato da tante ragazze che si sanno fare i capelli da sole come farmi la messa in piega. Quindi, nel momento che tu sai fare qualcosa bene, ai tuoi follower devi regalare la tua manualità, la tua specialità. Il dono porta sempre follower. Oppure devi ispirare, devi essere un personaggio ispiratore, devi lanciare una conversazione, potresti dire ad esempio: io oggi sono riuscita a fare questa cosa, era da tanto tempo che volevo farla e non c'ero mai riuscita. A quel punto inneschi una conversazione: tu ci sei mai riuscita? Tu l'hai mai fatta? Quindi fare delle domande al nostro pubblico di riferimento, coinvolgerle. E tu chiedere: anche tu hai fatto questa esperienza, come l'hai vissuta? E anche questo, ti assicuro, Ludovica, che porta molti follower, molte condivisioni. L'ultima Piero, è proprio quella del condividere. Il premio? Interloquire. Bisogna interloquire. Bravo. Però noi cerchiamo di trasmettere soprattutto eventi, cultura, quindi è una... Allora tu dici, Piero, ci sarete? Sì, questo... No, infatti io lo scrivo sempre, perché quest'anno... A Teramo si sono stati più di 80 eventi, però tanti cittadini dicono: ma Teramo non si fa mai niente. Non è vero, perché basta seguire, quello che rimane più complicato è far seguire i cittadini, perché se il social diventa un fine solo a se stesso, sì, va bene pure. Però noi tantissimo, cioè li contattiamo direttamente, tanti cittadini. Quindi il vecchio metodo della telefonata. Sì, sì, quello è quello che funziona, il numero uno in assoluto. Dopo, tutti gli altri mezzi vanno bene, inviti. Fa da contorno praticamente, fa da tutto contorno. Il resto. Però il contatto diretto è quello che funziona più di tutto, perché ti conoscono e non si possono rifiutare. Invece sui social magari dicono sì, ci saremo e poi magari ci danno buca. Ma torniamo ai consigli di Barbara. Ma io direi che condividere comunque situazioni di valore, cioè un premio, uno spettacolo, come stavate parlando voi. Quindi dare un valore, raccontare la storia, l'evento, coinvolgere chi ci segue.
ad esempio tu, Ludovica, nella tua bacheca di Instagram hai tutti questi barboncini, no? Sono sì, bellissimi. Sì. E quindi naturalmente tu attirerai la tua nicchia, tutte le appassionate o gli appassionati di barboncini. E quindi condividere quando fai le storie. Io oggi ho fatto con il mio barboncino questo. Tu che cosa hai fatto? Quindi condividere un modo di vivere. Comunque io dico che la cosa fondamentale è quella di metterci la faccia, di raccontare la propria storia, perché anche dietro ad un profilo Instagram c'è la vita di una persona, quindi online ed offline deve essere sempre in linea, dobbiamo essere noi che raccontiamo la nostra storia di vita, le persone sono curiose di sapere quello che facciamo e quindi è per questo che è importante, i social sono importanti anche per regalare dei momenti, delle attività, delle storie della nostra vita. Grazie Barbara, hai altri consigli per oggi oppure ti lasciamo? Io vorrei soltanto dire ai nostri ascoltatori che se qualcuno volesse avere qualche consiglio, qualche delucidazione, mi può cercare sui social, rispondo su Messenger di Facebook e su Instagram. Vediamo venerdì. A venerdì prossimo, grazie. Grazie Barbara, continua a seguirci ovviamente. Ovviamente. Allora, torniamo a noi, quindi consigli utili, dici vabbè io faccio prima la telefonata e poi metto sui social. Sì, per la telefonata, per avere, se no si divide sempre per segmento, non ottieni mai un afflusso. Certo, due soluzioni sono meglio che, cioè di una, no? Cioè, più, ne sì. Più ne pensiamo, più ne facciamo. Sì, ma senza snobbare nessuno, no, assolutamente. Certo. Però io ho visto... Far passare comunicazione, perché dopo l'informazione oggi sono migliaia, quindi colpire lo spettatore, chi ti segue, sui social girano in continuazione, deve essere, allora il contatto diretto è quello... Quello fondamentale, quello che ci piace di più, quello sì. Che ci piace di più. Dopo, ma torniamo al nostro premio. Sì. Praticamente una bellissima serata di premiazione, tanti attori, ma non è questo l'unico evento, perché ci sono tanti altri piccoli eventi correlati a quello che è poi l'evento principale, no? Sì, abbiamo avuto 4 concerti, abbiamo avuto Sandino Spinelli come prima iniziativa. Sandino Spinelli era molto amico di Marco Pannella. Allora noi per omaggiare Marco Pannella facciamo sempre questo concerto di musica gitana, di musica da film. Dopo abbiamo avuto un altro complesso di Lanciano che ha fatto musica da film. Ed è stato bellissimo, perché è stato molto condiviso. Questi due concerti abbiamo fatto al Chiostro della Madonna delle Grazie a Teramo, che è un chiostro bellissimo, antichissimo, restaurato. Per fortuna, i primi tempi di timida uscita dal lockdown abbiamo potuto, non solo noi, ma tutte le associazioni, a te, una Riccitella, Benetto Marcello, tante altre associazioni, si sono fatte tantissimi eventi. E dopo... È bello anche vedere tantissimi attori che poi vanno in giro per terra, sono importanti, vogliamo fare qualche nome? Beh sì, quest'anno, ripeto, è venuto Rinetto Davolo, che è la storia del cinema. Pensate solo... Tutta la filmografia di Pasolini, Uccellacci e Uccellini con Totò, un film straordinario che si può rivedere tranquillamente ancora oggi. Dopo Cinzia Leone, Parenti Serpenti e tanti altri attori. Quanti ne hai visti di attori importanti in 26 anni? Sì. Dal 1996. Dopo Massimo Popolizzi, che è più un attore di teatro, ma ha fatto anche tanti film. L'ultimo film di Ficarra e Picone. La Salvucci, che è la presentatrice, anche lei è un'attrice di cinema. Ha fatto tantissimi film che ancora oggi passano nei canali televisivi. E dopo abbiamo anche due concittadini nostri, Marco Cassini, che si sta facendo strada, un attore giovane, regista, ha fatto anche lui parecchi film, e Palmarini, Giacinto Palmarini, un altro nostro... Perché noi abbiamo avuto sempre un occhio... Questo è un premio della città di Teramo, non è un premio di Teramo nostro solo, è un premio della città e quest'anno, ripeto, in questi 2 anni difficilissimi, grazie anche a questa amministrazione si è potuto fare, perché il cineteatro sta chiuso,
farlo riaprire, metterlo in funzione, ci è voluto un grande impegno. Non è semplice, non davvero, è semplice. Un grande lavoro, ma grandi risultati. Abbiamo rifatto il programma 6 volte, diciamo, come associazione. Però abbiamo tante forze dietro, collaboratori straordinari, perché solo con quello, perché non è che noi abbiamo grandi budget, noi abbiamo un piccolo budget che, lo dico sempre, a malapena si potrebbe pagare una segretaria con questo budget, però riusciamo nonostante tutto a fare, grazie a tutti i collaboratori, dagli addetti stampa, Rino Orsatti, Cosima Pagana, a Fabio Scacchioli che si occupa di reperire i film, ad organizzare questo meraviglioso evento. Sì, il tempo a disposizione è finito. Io vedo collegata la nostra astrologa, la nostra Terry, che tra pochissimo ci dirà quella che sarà la settimana prossima, i segni zodiacali. Come ti piace a te l'oroscopo? Segui? No, io gli oroscopo, diciamo, mi parto sempre però dai Magi, che erano degli che studiavano gli oroscopi, sono stato sempre curioso. Dopo se dice bene, magari mi metto di buon umore, se dice cattivo... ti turba un pochino. Sì. Terry, noi mandiamo la pubblicità e tra pochissimo ci colleghiamo con te per scoprire questi segni della settimana prossima, quello che dicono le stelle, e poi ci dedichiamo all'amore, Piero. Sì. Devo mandare la pubblicità, a tra pochissimo. E siamo tornati per parlare di amore, lo facciamo con la psicologa Maria Cristina Urizar, ma benvenuta Maria Cristina. Grazie, buon pomeriggio a tutte. Prima di iniziare Maria Cristina dobbiamo assolutamente vedere quello che dicono le stelle. Ok. Di che segno sei? Sagittario, Sagittario, vero? Tu di che segno sei? Sagittario, quindi Sagittario e Sagittario, un'esplosione di vivacità e positività. Ma voglio chiedere conferma a Terry Alaimo. Terry, eccoci qui. Siete due formidabili Sagittari, quindi due bei segni di fuoco, così belle, ottimiste, con questo bel Giove. Tra l'altro avete veramente un buon fine settimana, un inizio settimana prossima, devo dire, molto impegnativo sul lavoro, quindi avrete tanti impegni, appuntamenti, ma però belli e soddisfatti. Bene. E con un bel fuoco proprio anche di passione per quanto riguarda l'amore. Siamo felici, no? Idem, molto contenta. Allora, ma partiamo con tutti i segni, partiamo con l'Ariete. L'Ariete, e difatti ha una bella settimana, prossima settimana anche l'Ariete può darsi che trovi conforto per quanto riguarda una situazione di lavoro che stava aspettando da tempo, magari forse in un'altra città, una conferma fuori zona, ma veramente allettante. Un po' di maretta per quanto riguarda in amore, ma se siete in coppia da molto tempo. Per quanto riguarda il Toro, è una settimana, attenzione bene, buona ma un pochino deludente, forse una persona vi delude o magari vi aveva fatto una promessa, è venuta a mancare questa promessa, però non vi preoccupate e soprattutto lo sapete che voi siete anche un bel carattere molto tosto, però mi raccomando, prudenza, già vi ho avvertito io, quindi avete una settimana buona, però cercate di non prendervela troppo. Cari amici del Gemelli, è un'ottima settimana con un Mercurio, anche se retrogrado. E molti diranno, ma come, il pianeta nostro della comunicazione è retrogrado, come si fa? Allora, pensate, anche se retrogrado, va bene, perché cosa fa? Filtra e quindi passa solo il buono. Quindi le cose buone, di talento, ad esempio, per quanto riguarda il lavoro, quindi gli affari, quelli veri. Quindi state eliminando tutto quello che è in corso e magari che è poco buono. Ottimo anche l'amore. Cari amici del Cancro, vi devo dire che è una settimana, se avete un procento di fare un affare, lo farete. Quindi per gli uomini d'affari, per il commercio, oppure anche semplicemente se dovete fare una divisione, ad esempio, per un'eredità, una compravendita. Quindi è veramente una settimana importante per il Cancro. Un po' di gelosie, qualche piccola gelosia per quanto riguarda l'amore.
Cari amici del Leone, lo so che venite da un periodo un po', anche se una bella estate, ma un po' sofferta, e adesso voi faticate, ma siete arrabbianti perché dite: ma come, io mi sacrifico, faccio. È vero. Allora, attenzione a quello che vi dico, cercate, voi siete instancabili lavoratori, ma troppo disponibili in tutto, quindi cercate di correggervi un attimino, vedrete che poi andrà molto meglio. Poi vabbè, avrete ancora un prossimo mese per rifarvi, però questo è un mese un po' delicato. Cari amici della Vergine, è una settimana direi soddisfacente, soddisfacente per quanto riguarda, anche perché siete molto in forma, lo sentite, che siete in forma fisica, quindi meno male, però mi sento anche bene. Quindi qualcuno di voi sta tornando in palestra, attività fisica, qualcuno finalmente può coltivare i suoi hobby perché voi siete veramente amanti del teatro, del cinema, e quindi insomma si sta tornando alla normalità. Allora, bene per quanto riguarda le coppie, e vi dicevo, sul lavoro potete avere qualche piccolo ritardo, piccolo intoppo, ma niente di importante, di irreparabile. Cari amici dello Scorpione, siete meravigliosi, ma avete un Eros molto accentuato questa settimana, quindi siete veramente carichi, farete delle sorprese ai vostri partner, vi piace un po' sorprenderli, anche i single, magari avete già occhiato una persona che è Signore. interessante, che vi piace, insomma, state dando, diciamo, atto così alle vostre fantasie, ma quello che c'è di bello è che state vincendo anche quelle che sono, diciamo, le vostre timidezze. Bravi, continuate così. Anche sul lavoro, per chi non lavora, arriva una novità. Quindi, se avevate fatto una domanda o avete chiesto a un amico, arriva questa bella novità. Ho tenuto un attimo in sospeso la bilancia perché voglio spiegarvela bene, perché molti la bilancia dicono: ma come, siamo Va bene, nel sta nostro tranquilla. periodo, però sono malinconico, ma sono malinconica, sono triste. Allora, cari amici della bilancia, nonostante sia nel vostro segno e avete le stelle che sono buone, c'è una luna che vi rende malinconici, che vi rende un po' tristi, vi sentite delusi, vi sentite delusi sul lavoro o sull'amore. Allora, cari amici, è una luna che incide come sui liquidi, quindi sulle maree. Mi raccomando, cercate voi di essere sereni dentro perché il lavoro non c'è male, però voi vedete un po' tutto storto. In amore, devo dire, aprite questo cuore, cercate anche di dichiararvi se volete, no? Di dire quello che pensate. Quindi mi raccomando perché state andando abbastanza bene. Il Sagittario, abbiamo queste due splendide rappresentanti in studio, quindi guardate la solarità, guardate quanto sono attente. È vero che c'è una settimana, come dicevo, di fatica, ma è proprio, ci sono quelle settimane magari che sono impegnative, quelle un pochino meno, quelle un po' difficili, ma devo dire che il Sagittario è veramente straordinario perché c'è Giove in questo momento e anche Marte che vi dà una bella carica di energia. Allora, un pochino di attenzione per quanto riguarda la famiglia, nel senso, non trascurate gli affetti. Cari amici del Capricorno, bene, siamo in salita, siete un po' usciti da un'estate molto stanca, no? Ma proprio molto, molto stanca, quindi forse qualcuno di voi vuole cambiare, magari state pensando di cambiare lavoro, insomma siete ancora lì che progettate. Allora, però devo dire che state raggiungendo lentamente, ma state raggiungendo i vostri obiettivi, quindi sulla strada ci siete. Ancora l'ultimo sprint, l'ultima arrampicata, ma ci siete bene in amore, specialmente i single che stanno veramente, sono pronti, insomma, si sentono pronti per iniziare una storia importante. Cari amici dell'Acquario, dovete un attimino calmarmi. Avete un Urano che è bellissimo, ma voi adesso siete un po' bianco e nero, sì e no. Avete un po' di dubbi e cambiate idee molto spesso. Siete irrequieti, siete, lo so che siete dei ribelli, però siete un po' irrequieti in questa settimana specialmente, e avete mille progetti, volete cambiare per forza anche una routine di lavoro. Da una parte fate bene, però mi raccomando, limitatevi un pochino. Straordinario,
l'amore, specialmente l'eros sotto l'erettore. Siamo arrivati allo straordinario segno dei pesci, cari amici, io vi metto sul podio questo weekend e la prossima settimana, siete sul podio, quindi avete portato a termine sicuramente un affare o comunque siete soddisfatti sul lavoro o state ricevendo tante belle gratificazioni. Ci sono dei single convinti, ma stanno andando bene perché vivono così bellissime avventure. C'è invece chi è in coppia, che sta progettando magari forse una nuova casa, una nuova convivenza, ma insomma avete veramente un cielo che è splendido, godetevi questa settimana. E quindi questi sono i 12 segni zodiacali. Grazie Terry, adesso ho una domanda per te, siccome poi parleremo del Grande Fratello, quali sono i segni che più ti appassionano, legati sempre a questi concorrenti, anche per capire quelle che sono le dinamiche, come si comporteranno? Allora, guarda, ho segnato, no, anche nell'oroscopo, ho parlato di Capricorno e di Acquario, no? L'Acquario ho detto che sta vivendo un momento di ribellione. Allora, Raffaella Pico è del segno zodiacale dell'Acquario, quindi tante idee, ma ribelle, nervosa, cambiamenti d'umore, no? Avete seguito e state vedendo, insomma, mi sembra che è parecchio movimentato. Noi sappiamo qualcosa qui in studio, perché noi seguiamo sempre, costantemente, il GF, siamo attentissimi. Esatto. Ecco, io penso anche, ve lo dico così come previsione, anche, che non riesca a stare ancora molto nella casa del Grande Fratello. Quindi secondo te abbandonerà il Grande Fratello? Le stelle non supportano Raffaella Fico, quindi. Non la supportano. Ma anche perché c'è appunto questo stato di agitazione, quindi dal sorriso al pianto, appunto come vi dicevo prima, no? Che ho detto dal bianco e nero, e quindi come vedete un po' lunatica, insomma lo sta rappresentando proprio il suo segno nella casa. Un segno invece che è molto forte è il segno del Capricorno, e dobbiamo dire che la nostra signora Katia Ricciarelli è del segno del Capricorno, è un 18 gennaio se ricordo 1946, un bel temperamento, un bel Capricorno. E, allora, diciamo che è molto forte, molto robusta. Allora, però io sono sicura, intanto per farla arrabbiare, il Capricorno sappiate che non sopporta le bugie, quindi non sopporta le persone bugiarde, non sopporta le falsità, e quindi magari si scontra appunto con chi non vede molto sincero. Però io dico, anche se non arriverà alla fine, diciamo, del Grande Fratello, sicuramente, io ve lo dico adesso, ve lo do come previsione, volete scommettere che questa signora condurrà, magari anche in altra sede, un bel programma per questo inverno 2021? Beh, noi glielo auguriamo, no? Infatti. Però Cristina, e sì, con questo ti ringraziamo, poi non svegliamo tutto, ogni settimana snoccioliamo qualche ospite, qualche concorrente collegato ovviamente ai segni. Grazie per essere stata con noi, e noi grazie adesso... Grazie a voi. Grazie, ciao, a te. Ciao, buon segno a tutti. Grazie. E noi invece, Cristina, parliamo di amori. Gli amori, abbiamo parlato di amori estivi in passato, adesso voglio parlare di quelli autunnali. Che cosa cambia? Buonasera a tutti, noi ci siamo visti durante tutta l'estate nello chalet, mo riprendiamo i nostri bellissimi discorsi riguardo all'amore. L'amore, l'amore invernale, ti viene già la suggestione di avere una relazione più duratura, no? Uno pensa nell'inverno e ti viene già il senso di accoglienza, di contenimento, quindi quanto è importante il desiderio di sognare o di avere qualche, diciamo, partner fisso, un po' più stabile. Quindi io penso che quelli che sono riusciti a superare l'estate e tuttora continuare a scommettere in un rapporto che è nato anche estivamente, ha buone probabilità di passare un buon inverno. Quindi lo sempre più importante è stato superato, dici, tutte le tentazioni io penso di agosto. Sì.
Esatto, sì. Vabbè, quest'anno non è stato poi così, no? Non ho visto grandi serate mondane che poi portavano magari un pochino a trasgredire. Sì e no, perché tu guarda caso stato, che le poche cose che ci sono state o le cose così, diciamo, ridotte con la quale... Se uno vuole trasgredire lo fa sempre. Lo può fare sempre, anche perché comunque c'è stata una grande movida all'arrivo del mare. Quindi... Sì, vabbè, rispetto infatti a 2 anni fa sicuramente c'è stata una grande ripresa. Sì, questo sì, è vero, è verissimo. Bene, bene. Allora, quindi questi amori invernali sono amori, diciamo, che teoricamente dovrebbero durare di più, anche perché noi non vogliamo star soli assolutamente in inverno, ci annoiamo troppo, no, Cristina? Infatti, l'inverno per vivere in due sotto le lenzuole. Vabbè, ma un po' ovunque, dai, Cristina. Sì, sì, questo diciamo che per l'amore il senso non c'è mai un divieto, non c'è mai una situazione speciale, ogni situazione può contenere in sé tanto di fantasia e tanto di arricchimento per la stessa vita della persona, no? Per la vita affettiva di una persona. Certo che l'inverno già dà l'idea di una necessità diversa, un approccio diverso di amore, no? Sì, ma mi sta venendo in mente una cosa, tipo questi amori che sono nati d'estate, poi magari si riparte e d'inverno è l'amore a distanza, diciamo. Che succede? Funzionano meglio o vanno peggio? Tu dici? Tu dici questi amori, non ho capito bene. Vado in vacanza, conosco una persona, mi ci fidanzo, poi devo tornare a casa per motivi di lavoro, di studio e quindi ovviamente mi devo sentire per telefono, online, faccio difficoltà a vederla, no? Ah, tu dici amore a distanza, esatto, che non vivono nella stessa città. Esatto, quindi l'amore poi a distanza, no? Perché si torna a casa, non ti riesci a vedere sempre. Questi amori qui funzionano di più secondo te in inverno? Cioè nel senso di più oppure di meno? Beh, che dire... E che consiglio vogliamo dare invece a chi sta soffrendo, perché magari gli manca troppo il partner, no? E allora, questa cosa potrei anche risponderti pensando, facendo un'analisi di quello che può essere la condotta di una persona e se teniamo in conto che durante l'inverno abbiamo più necessità di sentirci più accolti, più coccolati, più la presenza di qualcuno, con questo aspetto... Io direi che sì, dovrebbe durare di più, perché la persona stessa sviluppa una aspettativa maggiore in relazione a un rapporto. Quindi, questi rapporti che sono a distanza... Anche perché ci si vede di meno e si litiga di meno. Meno occasioni questo per anche litigare, è vero, no? Verissimo, sì. Però servono anche come palliativi, come dire, come modo di poter dire, va bene, alla fine non sono da sola. O lui o questa persona, che anche se a distanza non lo vedo spesso, comunque so di averlo. E già quello ti acquieta un po' il cuore. Il problema che succede, no? Il problema principale è quando una persona arriva all'inverno, inizia l'inverno, con una prospettiva uguale che l'estate, cioè continua a essere single, no? E non aver trovato un partner che possa accompagnarla durante l'inverno. Sì, questa perché l'inverno è lungo. E infatti, questa è una difficoltà che dobbiamo tenere in conto, perché spesso nell'inverno queste situazioni non appaganti oppure questo, come si dice, questa avere la consapevolezza di stare da soli, non avere un partner, può occasionare una forma di tristezza, di depressione. Quindi come fare a sopravvivere l'inverno essendo da single? E poi che subentra la nostra psicologa. Infatti, vivendo da single, innanzitutto bisogna mai perdere il senso della propria esistenza, no? In inverno non il partner, mi dedico a fare sport, alla lettura, esco con le mie amiche, organizzo una cenetta in casa con delle mie amiche, che ne so, mi trovo anche delle situazioni in cui posso, anche se non devo scommettere molto a livello affettivo, a livello sessuale può essere appagante e ogni tanto avere qualche rapporto così un po', diciamo, trasgressivo che ti permette di stimolarti. E queste sono piccole cose che ti permettono di andare avanti e superare l'inverno. Ma sono curiosa di capire il tuo concetto di trasgressione a questo punto. Il concetto di trasgressione è molto ampio, si può dire che la trasgressione parte dai propri limiti, no? Quello che può essere trasgressivo per me, magari non lo è per te, perché magari tu hai una soglia di trasgressione diversa dalla mia.
Però diciamo che per i limiti proprio di ogni persona, una piccola trasgressione, concedersi qualcosa di stimolante che magari di solito non farebbe. E che questa cosa le riempie di adrenalina e la rende più, diciamo, consapevole della sua femminilità. E nel caso delle donne, mi sto riferendo a noi donne sempre. Ma diamo qualche consiglio invece alle ragazze, alle signore che escono, fanno la serata, il pomeriggio, l'aperitivo, poi si mettono lì ad aspettare, a guardare la porta ed aspettare l'anima gemella. Così non si divertono né con le amiche e l'amica, e l'anima gemella non arriva. Infatti, perché questo è il primo grande sbaglio, qual è? Adesso vi faccio riflettere. Pensare che un'altra persona può rendere ricca o felice la propria esistenza, la propria vita. Noi dobbiamo partire da una consapevolezza che noi abbiamo tutti gli strumenti per essere felici. Innanzitutto, quando siamo da soli, siamo singoli, abbiamo libertà, che non è di poco. Quando uno ha tanta libertà, può decidere se stessa di fare quello che gli viene in mente, può fare della sua vita, del suo spazio, del suo tempo, quello che meglio, la cosa che più gli piace. Quindi già questo è un traguardo raggiunto, diciamo così, per la stessa persona, no? Quindi certo, mai mettere, diciamo, in mano la felicità di una propria altra persona. Ma anche perché, secondo me, devi prima essere felice tu. Infatti, per piacere agli altri, cioè non puoi diventare un peso per la persona che ti conosce. Esatto, abbiamo esatto. bisogno di positività, dobbiamo incontrare delle persone che ci fanno star bene, non che ci danno problemi. Perlomeno se già partiamo all'inizio così, secondo me, Cristina, si parte male, no? Infatti, questo volevo dire. Mai mettersi in condizione di aspettare che la bellezza della vita lo deve dare in funzione di un'altra persona. Perché allora che significa? Che uno non ha un proprio apprezzo della propria esistenza, non ha un valore della propria vita, di tutto quello che uno può costruire personalmente, individualmente, no? Meglio stai con te, più meglio ti senti con gli altri. E la scelta tua sarà più consapevole, più libera e sarà più squisita. Perché allora tu non accetterai chiunque solo per avere compagnia. E tanti lo fanno purtroppo, poi si ritrovano ancora peggio. Certo. A questo punto si compra una mascotta come tu hai la tua. Meglio soli che mal accompagnati, no? Infatti. Una mascotte come Lucrezia, dice un cagnolino. Come Lucrezia, un cagnolino da amare. Ma non l'abbiamo salutata per niente, Cristina Lucrezia. Amore, il suo Lucrezia, guardate quanto è dolce. La mascotte, saluta tutte le amiche, gli amici a casa che ti seguono. Ma quanto sei bella, amore, tanto coccolona, lei è bellissima. Vivate un pelosetto che vi fa tanta compagnia, infatti. Però non deve essere neanche lì un ripiego, perché comunque sono degli animali, sono degli esseri viventi che hanno bisogno di affetto, non sono dei peluche che poi prendi e lasci lì quando hai voglia, no? Infatti, no. Anche questo è importante. Questo non è da te che tu la ami più che la tua vita, sì, infatti. Sì, adesso è una sorellina, sai? Sì? Sì. Ah, mi sa che l'ho visto in internet, è grigia. Ancora non la porto, ancora non viene in studio. C'è ancora non grigio. Ci viene a trovare. E anche lei si sta facendo i primi fidanzatini, sai? Ah. Le prime amicizie, insomma, le... Comunque. Comunque, tornando a noi, sì, dicevo, l'inverno può anche essere un tempo prezioso per noi, per curare il nostro corpo. Di solito tutti noi, diciamo, inizia l'inverno e noi ci mettiamo in palestra per stare in forma, per affrontare in modo migliore. Anche la palestra potrebbe essere un posto dove incontrare, no? Certo. Magari qualche bel ragazzo, un posto dove socializzare, no? Certo, è un per socializzare. Quanti amori sono nati in palestra? Quanti? Ci sono delle signore sicuramente che stanno a casa e dicono: Madonna, io sono pigra, in palestra non ci vado, come faccio? Se mi iscrivo, poi forza, magari non in so al passo, faccio anche brutta figura, quindi non dimagrisco, non conquisto nessuno. Non... Dove posso andare? Questo che si può fare? Quale altra attività possiamo fare? Un pochino più leggera magari, no? Per organizzare il gruppo di lettura, ad esempio, gruppo di condivisione di interesse culturale, come può essere dei film, vedere dei film a tante persone di una certa età, le piacciono vedere questi film classici della storia italiana, della cinematografia, che sono bellissimi. Allora che bello condividere una serata con qualche amica, organizzare qualcosa e vederci questi film del tempo. Oltre a vedere film, tempo, tu no? Cristina guardi Grande Fratello, sei una grande fan. Sì, sono una grande fan del Grande Fratello. Cosa ti piace del Grande Fratello? Perché viene spesso criticato da tutti, no? Questo Grande Fratello, ma tutti alla fine lo vedono, tutti ne sanno.
Perché il Grande Fratello perché è come un popurrì, tanto? È come un popurrì, no? È una, come dire, una diversità, un mucchio di persone che ognuno con la loro personalità rappresentano qualcuno delle persone che guardano, no? Qualcosa di loro. Ci si ritrovano, poi si ritrova, esattamente. Quindi alla fine ti incuriosisce. Una volta che tu ti attrappi in una vicenda, soprattutto affettiva, relazionale, nella quale noi tutti viviamo quotidianamente nella nostra vita, allora tu ti agganci a questa realtà e dici alla fine non ti stacchi più, ti interessa vedere come finisce, no? È vero, è vero. Comunque il tempo a disposizione è terminato, io devo mandare la pubblicità, poi ci dedichiamo proprio a questo Grande Fratello. A tra pochissimo, restate qui con noi. E siamo tornati, ecco, siamo in direttissima, Cristina, siamo in diretta, dobbiamo parlare di Grande Fratello, c'è ancora qui con me la nostra psicologa Cristina Zambonin e Barbara Zambuchini, biologa, e Maria Cristina Urizar. Eccole qui, ma abbiamo così tanti nomi che poi mi confondo, abbiamo un collegamento tra pochissimo altre opinioniste, quindi partiamo subito, partiamo con questo Grande Fratello. Ho chiesto la prima opinione a Cristina, cioè nel senso, adesso chiedo a te Barbara, questo Grande Fratello ti piace tanto perché? Guarda, come ti ho detto, secondo me, diciamo, le quinte prima, perché comunque uno spaccato di vita reale, quindi comunque accadono le storie, a storie di amicizia, a storie di amore, persone che si rincontrano anche tra ex, ho visto quest'anno, c'è cioè questa novità di far incontrare gli ex fidanzati, gli ex amore, e quindi è bello vedere perché uno spaccato di vita reale, quello che viviamo magari tutti i giorni. Quale concorrente ti piace di più? Allora, guarda, come concorrente ancora non ho ben deciso se posso dare questa riserva al mio giudizio. Perché? Perché un attimo stavo valutando le varie persone. Sicuramente ammiro la Ricciarelli, che comunque è un personaggio dello spettacolo, no? Comunque è una famosa cantante. Che ha deciso di mettersi comunque in gioco. Si è messa in gioco e tanti dicono, sento nei commenti così al bar, no? Come si dice, si chiedono ma come mai una persona come lei del suo calibro magari va a fare un reality? Perché uno si mette in gioco, giustamente, quindi malgrado la sua grande carriera ha deciso di vedere e provare questa esperienza. Invece chi ti piace attualmente di meno? Perché comunque cambi idea quindi settimana in settimana anche in base agli eventi. Esatto, perché è un reality, quindi Ludovica io lo seguo quando posso, ovviamente nella fascia serale, non nella fascia notturna. No, perché alcuni, ci crediamo. Alcuni lo seguono nella mia fascia notturna e io no, dormo e vi tranquillizzo. Però chi mi piace di meno? Guarda, anche qui non ho un giudizio, nel senso che sì, magari in settimana sto cambiando il giudizio, non ho ben individuato come è successo l'anno scorso, che avevamo questo personaggio forte, magari che ci piaceva, che magari subito è uscito fuori. Quest'anno non vedo io personalmente anche nel lato negativo né nel lato positivo di questo un concorrente che ci ha abbandonato, diciamo, è Andrea Casalino. Sì, che tu conosci. Abbiamo conosciuto, io purtroppo solo in video contatto, sì, mi è dispiaciuto in videoconferenza e quindi a distanza purtroppo per il Covid, e speriamo di averlo presto qui in studio, Ludovica. No? Speriamo, perché no, Cristina. Allora, a te Cristina invece chi piace di più? A me piace di più, non mi ricordo il nome di questo ragazzo che è stato, che adesso sta dimostrando che può camminare anche con dei supporti. Manuel mi piace moltissimo. Non mi piace però la ragazza che lui aveva detto che si era un po' infatuato, mi sembra molto superficiale, così però a colpo di vista. Ha passato un trascorso molto complicato, sembra, no? Sì, ha passato un trascorso molto complicato, ma l'approccio che ha è totalmente, secondo me, molto diverso ai valori, a quello che lui più o meno dimostra di essere, non so come la pensate voi. Sui social ho letto, dovrebbe uscire per esempio dalla casa e farsi aiutare, ha bisogno di un supporto psicologico, secondo te, sei un'esperta, una psicologa? Sì, secondo me sì, perché vedi, stando lì rinchiuso in casa, vengono fuori tutte, diciamo, le sfumature, cioè a forza di convivere e vedere tutti i giorni le stesse persone, vengono fuori lo che realmente tu trascini della propria personalità. È evidente che lei ha bisogno di essere supportata, è una ragazza che si vede molto che ha bisogno ancora di aiuto, sensibile. Quindi si aggrappa, anche perché è inverno, no? Come dicevamo, nessuno vuole star solo. Sì.
Cosa ne pensi invece delle altre due, le sorelle Sarassie, no? Due sorelle, sì. Lei? Allora, meno a me particolarmente non mi piacciono. Devo dire che cioè, la presenza di loro nella casa, secondo me, lo vedo come un fattore più come se loro avessero un bisogno di visualizzare, di essere... Hanno bisogno di notorietà. Di notorietà, di mettersi in vetrine, farsi vedere, e non mi sembrano per niente autentiche quello che fanno, no? Quindi sono costruite, secondo sono te? Sono costruite, secondo Ma me Ma solo sì. nel look oppure anche... nel modo di rapportarsi, no, anche nel modo di rapportarsi, mi dà l'impressione che loro misurano molto bene le parole che utilizzano proprio per creare a volte delle attriti che le possono mettere in evidenza, no? Barbara, questo succede un po' comunque a tutti i concorrenti, perché non si tratta più ormai del primo fratello, che nessuno conosceva le dinamiche, il funzionamento, sì. Ormai quando entri sai quello a cui vai incontro, quindi studi magari anche prima, ti vai a studiare anche quelli che sono i concorrenti che entreranno nella casa con te, si stanno scoprendo delle dinamiche che sono state organizzate a tavolino, perlomeno così dicono alcuni, cioè nel senso, noi ovviamente non sappiamo nulla, però... Io sì, Ludovica, condivido, l'avevamo detto anche lo scorso anno che stiamo qui a commentare, io penso che all'inizio ognuno chi è entrato, prima di entrare, magari ha valutato chi erano le persone più affine a lui, magari, oppure anche il personaggio forte che viene fuori, no? Durante la diretta a cui agganciarsi spesso, no? Infatti. Dopo, alla fine, credo che è difficile davvero reggere questi tipi di giochi, nel senso, un conto è pensare di... Sì, mi lego a questa persona, poi farlo non è proprio, penso qui abbiamo la psicologa, non è facilissimo anche nella vita reale dire magari mi piace quella persona, vorrei interagirci, vorrei essere sua amica, non è proprio così semplice e diretta questa giusto? No. Penso di no, che normalmente la vita quotidiana già questa è una difficoltà. Diciamo che quando tu sei davanti a un schermo 24 ore su 24, ancora di più, perché lì tu cerchi di nascondere gli aspetti non belli della tua personalità e cerchi di mettere in rilievo quello che tu credi che possono essere più accattivanti, e quindi lì per lì si perde un po' lo che realmente sei. Quindi quando ti vai a approcciare con un'altra persona, l'approccio è come se diceva... Si dice, diceva un professore della mia università, fra quello che io dico e quello che tu percepisci, sempre qualcosa si perde, ancora di più quando non sei autentica e ti senti osservata tutto il tempo, no? Sì. Allora in questo caso tu vedi che stai perdendo un po' di punti e ti cerchi di agganciarti a quelle che tu credi che quella è stato più votato, più carino durante la settimana per la gente, no? Chiedo alla regia se abbiamo i due collegamenti. Ok, allora, sono collegate con noi, eccola qui, la nostra Sole, la nostra opinionista scelta dal pubblico, da casa, quindi ormai è un'ospite fissa, la nostra amante dei reality, ne sa veramente tantissimo in merito, e Viviana Bazzani, ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Ciao a tutti. Non ti vediamo, non ti senti, eccola qui, eccola. Ah, ecco. Ma ci stavate ascoltando, quindi. Sì, assolutamente. Non ti sentiamo purtroppo, potete sistemare l'audio un attimo di Viviana? Il mio posto. Adesso sì, sentivamo a tratti prima. Allora, cosa ne pensi di quello che stiamo dicendo, di che dicono le nostre ospiti in studio? Volevo dire che ho visto una bella cagnolina in studio, che c'è stata una concorrente nel primo Grande Fratello ed era proprio una cagnolina, un cucciolo di Labrador, se vi ricordate. Ma c'era un cagnolino al Grande Fratello? Io non me lo ricordo. Sì. Non me lo ricordo. Io non me lo ricordo nemmeno io, però vabbè. Va bene, noi abbiamo il cagnolino. Andiamo a Lucrezia, Ludovica. Chiediamo di far andare. Allora facciamo un appello. Io fate entrare me Lucrezia, poi così io l'accompagno e la lascio. Ci colleghiamo, perché Lucrezia non la lascio. Assolutamente. Quindi se ci fanno entrare insieme. Sì, certo, Ludovica e Lucrezia, coppia vincente. Noi viviamo in simbiosi, quindi poi voi ci votate, ovviamente. Certo, per farti stare lì, ovviamente. Noi veniamo in studio e tu stai lì. Io mi collego dal Grande Fratello con voi. Vi lascio qui. Allora sì che ci dirai veramente come sono le situazioni lì. Però dopo tu ci devi dire la verità. Certo. Allora che cosa vado a fare? È normale, no? Faccio il reportage dal Grande Fratello. Chiedo a Viviana, te che segui un sacco gli amori, le relazioni, come la vedi questa storia tra Nicola e Miriana, che sono sempre più vicini? Beh, guarda, lo dice una che lo sai che Miriana non mi è simpatica, avendo fatto assieme a lei l'Isola
dei famosi. Lui, Nicola, lo vedo molto genuino, come Lulu. Io sentivo prima le tre sorelle, sicuramente le altre due sì, ma vi posso assolutamente dire, ed è anche amata dai social, dalle donne molto attente, Lulu piace, perché di tutti quei personaggi dentro la casa, Lulu è quella veramente vera, che non nasconde assolutamente quelle che sono le sue serie problematiche, perché Lulu ha veramente dei grossi problemi. Però lei è limpida, come è limpido. Però le sorelle invece? È nipote di Merigliani. Le sorelle di Lulu, come le vedi? Le altre due sono delle calcolatrici, delle furbettine. Lulu invece per me dovrebbe arrivare fino alla fine insieme a Nicola, perché sono quelli veramente limpidi. Tutti gli altri, anche lo stesso Manuel, ultimamente non mi garba tanto. Non mi garba tanto perché fa un po', insomma, giustamente lo stratega anche lui. Fa bene, insomma, se lo fanno tutti, perché infatti, lui deve farlo, certo. No? Ma andiamo alla nostra Sole. Sole! Allora, niente, per quanto riguarda me, anche a me Lulu praticamente ultimamente sta piacendo un pochino. All'inizio non molto, per un discorso estetico, perché abbiamo visto che, insomma, per la sua età è un po' esagerato. Però conoscendola un pochino mi sembra proprio che stia piano piano avendo più consensi, perché la vediamo un po' più vera. Le altre due sorelle non le ho ancora capite più di tanto, mi sembrano un po', non dico un contorno, però non si sono ancora molto espresse. Lei mi sembra sì una ragazza della sua età, ecco, guardandola dentro è limpida, mi sembra. E come diceva Viviana, anche a me Manuel mi piaceva, però adesso ultimamente è un po' scaduto, ma non so, perché ho sentito dire che ha anche problemi di salute e vorrebbero farlo uscire. Dopo non so, adesso vediamo. So che stasera vogliono fargli una sorpresa con due suoi amici e magari se lo tirano un po' su, ecco, perché è un punto di riferimento per tante categorie, quindi non so, tenerlo dentro è un aiuto anche per un po' più di visibilità di questo Grande Fratello. E noi questa sera ovviamente non la perdiamo la puntata, siamo tutti incollati a guardare il Grande Fratello. Vero? Vero, Barbara? Certo, sì, certo. Fino a una certa ora, Barbara, certa perché poi ora, ci i bambini lascia. Vanno a nanna, quindi le bambine vado a nanna, quindi sì. Barbara, ma cosa ne pensi di Gianmaria e questo interesse che sembra stia provando per Sofì? Quello che mi aggancia a quello che ti ho detto prima, che di fatto è uno spaccapo di vita quotidiana, quindi sembra che lui prima ha provato a allacciare il rapporto il rapporto con la ex, che non mi sembra... Con una fidanzata a casa, però nel frattempo. Con una fidanzata a casa, quindi è uno spaccato di vita reale, io ribadisco il concetto. Sì, quindi di fiore in fiore la pevà, com'è? Adesso c'è questa attrazione, lo dico, tra di loro, di sguardi, di c'è chi piange, c'è chi... No, adesso sta piangendo, lei, però adesso diamo queste immagini, però comunque secondo me lo vedremo, perché lei dice che Sofì che è una semplice attrazione fisica. Che è però solo lei che sta lì a mettere, come si dice, zizzania, no? Infatti, wow. Sì. Vabbè, è vero che viene anche... Non accetta, lei non lo vuole, ma nel frattempo le suona deve toccare, sembra. Questa sembra è una regola Barbara. Che tu sai anche, uno spaccato di vita quotidiana, ribadiamo, no? Come uno dice, sì. Lascia l'ex e poi dopo magari non vuoi che all'inizio qualcuno... Allora, vai. Volevo dire una cosa, se è possibile. Vai, Viviana. Allora, a me Sofì piace... non mi piace ultimamente il comportamento delle ultime 48 ore di Alex Belli, l'attore con quella voce impostata, tutto che si dà un tono, che è stato veramente una persona scorretta nei confronti delle belle signore, nei confronti di questa bella ragazza, dicendo che non si lava le orecchie, che si vede il cerume, e nei confronti delle gemelle e delle sorelle Salesi, dicendo che puzzano di pesce marcio. Allora, un signore molto impostato, che fa tanto il signore, poteva evitare queste esternazioni. Dico solo questo. Io non l'ho sentito, ma sicuramente, non mi sembra. Veramente molto sgradevole. Abbiamo perso le ultime 48 ore, lo ammettiamo. Posso? Scusa? Vai, io Sole, l'ho conosciuto perché ho fatto Gays My Age e lui era un ospite praticamente che mi giudicava o cosa. Ci ho parlato un pochino insieme.
mi sembra che la sua impostazione venga proprio dal fatto che essendo un attore o cosa e adopera questo con tutti. Non so se sia un discorso reale, io ci ho parlato un'oretta così. Dici quindi che lo fa per far parlare di sé? Quindi avendo so, pochi contenuti so fa parlare di sé in questo modo, secondo te Sole, ho capito bene? Come, scusa? Ha pochi contenuti, quindi comincia a dire queste frasi per far sì che poi si parli di lui, ho capito bene così? Beh, in un certo senso sì, beh, si rende protagonista da quello che vedo dall'inizio fino adesso, c'è sempre in mezzo su tutto, come, non so, come sali, come dappertutto. Ho visto anche un avvicinamento con Soleil, hai notato l'avvicinamento con Soleil? Che ha fatto discutere molto il web. L'avvicinamento tra Alex e Soleil. Lo vedo praticamente che è... Allora, c'è chi piace molto e chi è proprio contro lui, la mezza via con lui non c'è. Non c'è, almeno da quello che io vedo finora, dopo non lo so, sai, può piacere, ma mi sembra più un'impostazione d'attore che non tanto da persona reale. Adesso invece una domanda per la nostra Barbara, Amedeo Goria, perché ha la fidanzata di San Benedetto, lei è di San Benedetto, quindi noi volevo sapere da te cosa ne pensi di questa cosa. Che è bellissimo questo amore che loro stanno vivendo. Che ti devo dire? Mi fai questa domanda quasi volendo insinuare qualcosa? No, non lo so. No, chiedo, io chiedo. Allora, pensiero. Io quel pezzo l'ho visto, quel pezzo del suo ingresso nella casa, quindi ero collegata. Che dire, il vestito bellissimo, salutiamo Alessandra che ha dato questo vestito. Sì, bellissimo. Alessandra, noi ti vogliamo qui assolutamente, Alessandra. Facciamo Bruno, lei verrà quanto però. Prima. Siamo compagne di scuola, facciamo insieme questa ma certo, puntata. Ma certo, voi sempre i miei ospiti graditissimi, quindi io ragazze. Dico che il vestito di Alessandra a Bruni, appunto, parliamo, che è bellissimo, fantastico. L'unica cosa forse, magari per lui che aspettava di sapere se sarebbe diventato padre a breve, giusto? Magari quell'abito non subito gli ha dato certezze, no? Perché ha visto lei vestita da sposa, chiunque ha pensato magari che il riscontro era fosse voluto anche ma per far creare... far credere di essere incinta, mi sembra un po' per troppo, far però credere, questo lo possiamo penso, dire. Banalmente di essere... Non lei, io penso il programma ci ha un po' giocato su questo vestito. Il programma ci ha giocato, ma anche lei si è prestata comunque, scusate. Lei era un bellissimo abito, stava benissimo, l'abito va bene, il bellissimo l'abbiamo detto, però si è prestata comunque a questo gioco. Cioè, sì, magari perché era convinta e conosce, come abbiamo visto poi il finale, il rapporto con lui, perché mi sembra che alla fine... Tutti hanno parlato male di questo rapporto nella casa, no? Poi se tutti quanti sono stati sconfessati... Ma avete sentito quella frase? Guardate guardala. Che cosa ha detto! Ma guardate cosa ha detto! Ma no, non è quello, dai. Sì, ha detto così? Non lo so, sembra. Questa, è un video preso dal web. Cioè, chi i nuovi mostri, come si dice? Non lo so. Non lo so. Se chi l'ha interpretato così, ovviamente noi non lo sappiamo. Povero, forse popola di povero, nel senso con l'ansia che stava in apprensione, il io fidanzato. Non lo so. Ma io penso che hanno un po' giocato su questa su lui, che lui è un po' così, è questo classico, no? Don Giovanni che fino all'ultimo negava un fidanzamento che poi mi sembra l'ultima serata lo ha ammesso che lui è efficacemente fidanzato di questa donna che qua beh, messo le strette, messo le strette. Scusami, messo però gli uomini vanno un po' messe le strette. Ma che cosa ne pensa di questa situazione Cristina? Scusate, la psicologa qui ci sta benissimo, ci deve dare lei la spiegazione esatto. Di tutto, qua serve. Io dico da lì a insinuare una gravidanza che poi viene agganciata a questo rapporto che lui... Sembrava che negava che aveva seriamente con lei. Agganciare questa persona, dire che questa persona poteva essere incinta, e hanno già commentato tantissimo intorno a questa cosa, no? Quanto è stato per lei utile per avere visibilità, no? Sotto questa cosa, questa gravidanza inventata, se si può dire così. Però se posso, io ho visto anche una foto, non seguo tutti i programmi perché pomeriggio lavoro, grazie a Dio, però ho visto una foto che girava dopo su Insta, sui social, in cui si vedeva questa foto che ha dato adito a questa voce e lì la volevo un po' giustificare, nel senso che davvero sembra che ha un pancino da questa foto. Forse lei ha parlato di una gravidanza isterica, io non voglio pensare che una donna come i cani, possa non cani, perché scusate, io sono ignorante della cosa, con la gravidanza isterica si gonfia la pancia? Dice che lei ha vissuto già altre esperienze, sì, magari si crea psicologica, io non lo so perché non sono un medico, faccio la biologa. Si crea, e non c'è rapporto che si crea una gravidanza isterica. Però la foto, si vede la foto che ho visto sui social, net, su Instagram, dico, si vede lei con questa, poi è uscito su un noto settimanale, no? Quindi io lo dico perché... Voglio sapere Sole di cosa ne pensa di questa cosa, Sole?
Beh, guarda, sinceramente a me non è piaciuta questa cosa, perché giocare su una cosa così non mi sembra giusto. Lei conosce sicuramente con chi ha a che fare, perché a Medagoria si dice che è un Giovanni, eccetera. Però fare questa cosa qui, presentarsi in questo modo, c'erano altri sistemi magari per fare o ricapitolare oppure parlare di sé in questo modo, no. Non mi è sembrata una bella cosa, sinceramente. Andiamo a Raffaello Fico, abbiamo sentito il suo oroscopo, praticamente è un po' stressata, quindi c'è un po' lunatica, e l'abbiamo visto perché discute sempre con Soleil. Vi piace Raffaella? Adesso è colpa del caso anche delle stelle, però, eh? Infatti, l'oroscopo. Non è solo è l'oroscopo, è fondamentale. Tutti i personaggi che stanno all'interno della casa è la che meno mi piace. Non ti piace? No. Non mi è mai piaciuta lei come personaggio, mi sembra proprio, come lo ha definito l'astrologa, una persona ambivalente, molto contraddittoria, e in questa contrarietà che lei, questa incongruenza con la quale si propone, alla fine dà un'immagine che non è molto gradita per chi le sta a fianco, non è accettata. Alle opinioniste che sono collegate, che cosa ripensate? Avete una differente? Non rappresenta l'essere napoletano, perché le napoletane sono donne così allegre, vivaci, piene di inventiva. Lei in realtà è una buona napoletana. Sì, Delica. Insomma, è sempre problematica. Io credo che non si sia adattata a convivere con tante persone, evidentemente. Lei trova delle difficoltà a vivere in quella casa. Presumo che possa uscire lei o il povero Amedeo, che posso ritornare un attimino sul discorso di Amedeo, che a me hanno commosso le sue lacrime quando lei le ha detto che non era in dolce attesa, solo questo dico. Infatti è vero. Forse era un pianto liberatorio, per dire per fortuna, non lo so. Si è liberato. Invece io volevo... Piaggia di gioia forse, non lo so, chiedo. Lui l'ha palesato il problema di sensibilità, no? In quel caso. Sì, è importante. Cioè, rimette il bambino. 67 anni, l'ha detto in diretta, a diventare padre, un attimo ci deve pensare. Detto così, infatti. Anche facendolo lasciare una settimana poretto lì, nel dubbio atroce, non è. Non è una situazione bella, sicuramente, anche se poi sicuramente un evento felice, una nascita. È bellissimo evento, però ha detto, infatti, alla fine ha detto lo avrebbe ovviamente accettato, però comunque all'inizio l'ha fatto così come. Ecco, vediamo il bellissimo abito, che dire, l'abito è bellissimo. Tu sì, quando ti sposerai, Barbara, mettere qualcosa del genere? Facciamo un annuncio. Che vogliamo fare un annuncio per cercare un fidanzato? Cosa vuoi fare, Barbara? Ma il matrimonio non è fondamentale, però va bene. Una conviva che è inverno, ne abbiamo parlato prima. È nessuno inverno, vuole il sole, mi scalda Barbara. Lucrezia, questa cagnolina che mi scalda. E qui la soluzione in studio l'abbiamo trovata, intanto per te. In studio mi avete avevamo trovato varie soluzioni. Puntata ci piace calda, ci piace calda, diciamo, perché arriva la tour nel freddo e ci scaldiamo in studio con Lucrezia. Io sai che volevo, non so se posso fare, non so se lo puoi fare, volevo farle una domanda a Viviana. Sì. Visto che, Viviana, mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Tu, visto che hai partecipato a un reality, no? Perché sei stata all'Isola dei Famosi. Sì, sì. Quanto di tu puoi parlare in forma diretta? Quanto di, diciamo, quanto è difficile per una persona poter essere protagonista all'interno di un gruppo dove comunque deve far vedere qualcosa, e quanto è sofferente la parte personale, la parte autentica? Se può, queste due parti, diciamo, quello che dovrebbe far vedere e quello che veramente si è, se possono unire e viene fuori qualcosa di vero, di autentico oppure no? Ma guarda, allora, innanzitutto sull'Isola dei Famosi è un reality che non riesce a mettere a nudo quelle che sono le tue problematiche, non so, a casa che hai lasciato e tutto, ma semmai la sopravvivenza. Quindi esce più la tua capacità di adattarti a un'isola che, non vi dico, è fa paura veramente, tutte le difficoltà e la sopravvivenza, la protagonista. Mentre del Grande Fratello... in realtà metti, mostra quello che sei veramente tu, non la forza d'animo, non il discorso di sopravvivenza, ma semmai le strategie, per quanto ci possono essere anche sull'isola, ma passano in secondo, secondo grado, diciamo.
Nella casa del Grande Fratello non c'è questa grande difficoltà, vivi tranquillamente, mangi, non hai problemi di procacciarti il mangiare oppure di difenderti dagli animali oppure la pioggia in continuazione che ti bagna, ma in realtà lì hai il tempo di studiare, di cercare di inserirti. Il problema è se gli altri ti inseriscono, il problema è soprattutto quando non sei ancora un vero e proprio personaggio, ma più delle volte è dimostrato nella storia del Grande Fratello che quelli che sono un po' meno personaggi alla fine vanno lontano. Grazie, grazie. Noi ovviamente torniamo a parlare settimana prossima del Grande Fratello, quindi questa sera sintonizzatevi, vedete tutto quello che succede, perché poi lo dobbiamo riportare e commentare qui nei nostri studi di Vera TV. Grazie per essere state con noi, grazie a voi. A te. E io mando grazie la pubblicità, non ci lasciate perché tra pochissimo parleremo con un regista, con un ragazzo che ha partecipato a Uomini e Donne in passato, quindi ci facciamo raccontare tutto, anche fotografo di moda, quindi dovete assolutamente rimanere qui. Nel frattempo saluto tutti gli amici del Piemonte che ci seguono e voi rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. E siamo tornati, vi faccio conoscere ora Alessio Consorte, fotografo e di moda e regista, ex modello, ex partecipante al Uomini e Donne, quindi lui non vuole essere etichettato così, ma è una cosa che ha fatto un'esperienza, no? Sì, assolutamente, esperienza bellissima. Mi mettiamo subito a disagio, subito appena si siede, esperienza... mi piace stuzzicare gli ospiti. Sì, è vero, fai bene. Esperienza bellissima che rifarei e che consiglio oltretutto. No, mica potrebbe essere un trampolino di lancio per tanti ragazzi che partecipano, no? Cerchi l'anima gemella, ma sono curiosa, chi andavi a corteggiare? No, in realtà io sono andato al trono over. E c'è questo da raccontare, che in realtà sono arrivato lì per caso al casting. Tutti così dicono. No, veramente. Come per caso? Hanno scritto degli amici. E sono arrivato lì e pensavo appunto che fosse il trono giovani. Poi ti sei trovata... Invece mi hanno detto, guarda che tu devi andare nell'altra stanza, il trono over, no? E quindi è stata comunque un'esperienza appunto bellissima, che anzi saluto tutti, tutta la redazione, perché è un'esperienza unica. Sì, lo sicuramente. Lo rifarei volentieri. Bene. Anzi, lo consiglio. Ma tu sei stato anche, diciamo, hai iniziato tutto come la tua carriera, tipo da modello, no? Hai iniziato così. Eri giovanissimo quando hai... iniziato, io no? Ho iniziato a 18 anni. Chi ti ha scoperto? Da solo. Devo da dire. Solo? Sei pubblicizzato? Sono andato a Milano da solo perché pensavo di fare questa avventura nuova per me, era tutto nuovo, tutto bello, e poi avevo l'esigenza di uscire un po' fuori Pescara, la provincia, la regione, scoprire un po' il mondo, no? E poi alla fine fortunatamente ci sono riuscito, perché sono stato in America, Russia, Cina, insomma. Quindi un lavoro che ti ha portato, diciamo, a girare il mondo, sì, hai lavorato con tanti brand importanti della moda. Sì, assolutamente, Versace, Armani, Pignatelli, Zegna. Io chiedo alla regia di mandare qualche immagine. Va bene. Gli Amarcord. Adesso, sono passati un po' di anni, quando l'ho sentito al telefono ho detto, ma adesso fai ancora il modello? No, adesso oltre 40 anni, ho più di 40, perché a 40 anni non puoi fare ancora il modello. No, anzi faccio l'annuncio, se c'è tipo questi della pasta, ormai sono pronto, lo faccio ben volentieri, no scherzo, anzi no. Allora, poi da modello praticamente a fotografo di moda, come mai hai deciso di intraprendere questa strada? Sì, perché sono sempre stato appassionato della fotografia, delle luci, questa che vediamo è una del 2004, foto. Di questa invece è come fotografo, che poi questa, di solito io quando faccio i casting, che scelgo le modelle New Face, devo dire la verità, è un po' come, cioè le benedico queste ragazze, perché veramente poi, non so perché, un po' porto fortuna, e poi le so scegliere, perché dopo 12-13 anni di alta moda ho preso un po' l'occhio. Ma quale parametro tieni in considerazione nella selezione? Ma ultimamente ho visto un po' di tutto e vanno di moda le influencer, però devo dire la sincera verità, cioè voglio dire... Allora fotograferai anche Lucrezia? Sì. Più la padrona, però... Vabbè, la padrona col cane, sì, noi ci prestiamo, noi siamo sempre disponibili.
Allora, dicevi, allora, quindi hai fotografato tante, tante belle modelle e hai portato fortuna. Molte di loro sono diventate famose? Molte di loro, ce n'è una in particolare che si chiama Nuri, che abbiamo scelto io e la Cristina Ferrari, addirittura un po' era nella sfilata, era anomale mettere una faccia un po' che non era canone della sfilata, però abbiamo discusso tanto, alla fine ci abbiamo creduto perché abbiamo detto questa è la faccia veramente del futuro della moda. E difatti oggi è tra le prime 10 top model. Facci capire, siamo curiosi, qual è il volto tipo che adesso va, funziona? Abbiamo visto dei volti particolari, spesso irregolari. Sì, ultimamente vanno molto le influencer, no? La moda in questo momento è legata molto alla real people, ma real people anche che poi porta audience nei social, eccetera, eccetera. Quindi si punta molto in tal senso. Poi c'è la modella, o il modello fondamentalmente è un mestiere, per cui ci vogliono dei canoni, purtroppo che in certi momenti vanno rispettati. Poi lo show è aperto a tutti, è bene che oggi sia così, perché anche chi non fa la modella, eccetera. I canoni devono essere rispettati, hai ragione, però tante volte vediamo ad esempio in passerella delle ragazze che hanno tipo una taglia 36, 38, 34, cioè un qualcosa di veramente esagerato secondo me. Ma approvi tu queste scelte degli stilisti? Io ti piace più magari fotografare tipo ragazze diciamo, più in carne, come possiamo dire, una 40, comunque 42... È una ragazza che sta in salute, allora, che sta bene, no? Intanto la ragazza deve essere sempre in salute e guai se non fosse così. Ma personalmente nella moda ho sempre visto ragazze in salute. Cioè poi la costituzione è quella che è. Se una ragazza ha una taglia un po' sul magro, che posso fare? Cioè nel senso che c'è l'importante... Ma io nella moda, devo dire la verità, ho sempre visto ragazze... Cioè, è difficile trovare il caso esasperato... Ed adesso è bene anche che ultimamente vanno molto anche le curvi. Sì, ma infatti. Ne hai fotografate mai qualcuna? Ti manca questa? Adesso con l'amico Bruno Barteloni mi ha invitato a fare un calendario. Ho scelto delle curvi, sì. Se delle curvi faccio un po' di street, un po' sul neorealismo glamour, queste cose che a me piace tanto, no? In mezzo alla real people, però ho preso un paio di curvi. Ma poi curvi, cioè secondo me una donna quando è bella, quando è in forma, eccetera, cioè non, anche curvi, cioè non esiste, la donna è bella senza dargli per forza un'etichetta. Hai ragione. Ecco. Cos'è per te la fotografia? Ed in particolare la fotografia di moda, cosa rappresenta? La fotografia di moda è la sintesi, innanzitutto, della persona che è di fronte e nell'espressione delle sue qualità e delle sue atmosfere glamour, diciamo, no? quindi poi talvolta o ce l'hai o non ce l'hai, ma è anche il fotografo che te le fa uscire, no? È vero, si deve creare anche la giusta comunque complicità, no? Sì, assolutamente. Perché se non ti trovi è più difficile, chiaramente. Un conto è il lavoro, anche magari più tecnico, che ne so, un lookbook, un catalogo che è molto tecnico e poco creativo, se vogliamo. Poi anche lì lo devi anche saper fare. Invece il lavoro creativo della moda è proprio sentire l'esigenza che c'è nell'atmosfera, e poi lo devi alchemicamente un po' trasformare per cercare di trovare il nuovo, sempre restando nella formula del bello e del particolare. Nella moda certe volte va di più il particolare che non il bello. Tu da cosa trai ispirazione? Sicuramente dal neorealismo, dei film anni 60, 70, anche 50, insomma, quello dell'epoca pasoliniana, viscontiana. Stiamo vedendo delle immagini. Sì, questo è uno shooting che abbiamo fatto per Cristina Ferrari per The Jumpsuit. Questa è una modella anche molto famosa. E cosa in testa? In testa è, siccome... Poi questo invece è un video che feci con Ima, si chiama Drôle de Vie, non so parlare francese. Ma sei tu quello? Sì. Ah, ecco. Sì, ancora all'epoca che fu. 2006, bellissimo questo video, che poi era un video famosissimo in Canada. Montreal fecero una presentazione strepitosa, girata a Sorrento, 4 giorni. La cantante, lei, bravissima, sono rimasti molto amici.
Bene, bene. È bello così quando vai, tipo, ti fai un bel, un bel viaggio, sì. Conosci persone nuove, lavori, cioè abbini più cose, poi non è mai sì. Un lavoro, cioè lavori, ma con, come posso dire, cerchi di abbinare le due cose, a me piace, lo faccio sempre anch'io quando vado in giro, lavoro più shopping, per esempio, lavoro più incontri con persone, no? Sì, sì, e la, moda, la moda mi ha dato tanto, diciamo che mi ha dato tutto, a dire la verità. Poi sono diventato fotografo e regista, diciamo documentarista, perché poi i registi, cioè per me sono veramente i miei miti, quindi di autoreferenziarmi regista fondamentalmente è un po' sbagliato, diciamo documentarista, poi esploratore. Ci arriviamo cioè, ai tuoi documentari, agli ultimi sì. Lavori che hai fatto, ma voglio capire un attimo cosa ti piace, quali sono gli elementi che devono essere proprio assolutamente perfetti per realizzare una bella foto, tipo la luce giusta, la posa giusta, la location, cosa serve? Secondo me la prima cosa è la sintonia tra l'ambiente, il set, le persone che sono coinvolte, dal truccatore al fotografo alla modella, appunto, e proprio l'ambiente. E poi il fotografo è un po' come il regista, cioè deve saper... Questo voglio capire. No, flirt con Jerry Halliwell, no, dai, no. Siamo rimasti proprio in amicizia fino a un po' di pochi anni fa, adesso no. E quindi ho incontrato Joshua e ho detto guarda che così con la Jerry non siamo lasciati il numero, digli che comunque la salute eccetera. Lui la sera stessa mi chiama e dice guarda che tu stai girando un video e domani, cioè il giorno dopo, ti vuole assolutamente sul set. Quindi mi sono presentato e mi ha messo immediatamente in mezzo al gruppo a girare lo spot, che poi è uno spot internazionale bellissimo, che ogni tanto MTV però a Londra lo fanno vedere ancora. Ho visto. Ad oggi qual è per te la modella? È tutto naturale, poi ci sono delle cose che una persona può fare e altre no, bisogna soltanto accettarsi. Io anche a me piacerebbe stare ancora sul set, però obiettivamente la vedo dura. Ci sono e quindi... tanti modelli che comunque continuano la loro carriera, anche perché l'uomo maturo si dovrà pure vestire, ha bisogno... Sì, infatti ho incontro ultimamente ti dovresti rimettere in gioco Alessio, secondo sì? me. Sì, provaci. Non è che c'ho tanta voglia, mi piace di più esplorare, documentare, è un altro tipo di percorso e quindi... Però... sì, arriviamo infatti al discorso, dal fatto che hai deciso di realizzare due documentari sull'Abruzzo e in particolare su Pescara. Uno su Pescara, nel 2015, perché sono appassionato ai documentari, ne ho a casa tutti poi originali, oltre 1000. E un giorno mi sono detto, ma perché non raccontare la mia città? E quindi ho iniziato a girare inquadrando un po' i personaggi, i luoghi, facendo anche un po' di scoperte sotto il fiume, eccetera, eccetera. Quindi poi di lì ho continuato, ma... Quindi il primo su Pescara nel 2015, sì, poi... Sì. Poi dal 2015 fino ad oggi ho impiegato 5 anni, ho fatto questo sull'Abruzzo, sui popoli italici, ma non era voluto. È successo per all'improvviso. Gioco. Sì, per sensazione ma di scoperta. Uscirà nei prossimi giorni, tra l'altro, promuoviamolo, sì, facciamo conoscere. Il 21. Il 21 dove? A Pescara? A Pescara, al Cinema Massimo, poi faremo un tour di cinema in giro. Beh, ti invito a vederlo, il 21 se sei libera vieni al cinema. Va bene, se sono libera vengo sicuramente a vederlo. Poi comunque ti inviteremo perché ci direi com'è andata, insomma, com'è andato questo grande debutto. Assolutamente. Eccolo qui, questo è il trailer. Vediamo un con po'. Con tante voci. Devo dire grazie a Cristian Ianzante, Pedicini, soprattutto Cristian. Poi c'è anche Milo Vallone. Sono tanti amici che hanno collaborato e che sono professionisti di altissimo livello, di caratura internazionale, quindi li ringrazio, ringrazio anche tutti quelli che mi hanno aiutato, insomma la lista è abbastanza lunga, addirittura ho ringraziato anche chi questa volta non è riuscito ad aiutarmi. Sì, o che perché voleva magari ti aiuterà la prossima volta, no? dico, almeno... Cioè... Ma quali sono i prossimi progetti in programma? Ne hai? Già stai decidendo come muoverti? Io vorrei continuare questo percorso di Decumano Maximo in giro per l'Abruzzo per raccontare appunto la nostra terra, perché ormai c'è tanto da dire, tanto da raccontare ancora. E, spero che questo film, questo dossier piaccia, perché fino adesso tutti i grandi elogi, complimenti, però...
bisogna prima vedere il film finito, perché obiettivamente intanto facciamo vedere. Mi sto incuriosendo adesso. Ma cosa consigli a chi ha deciso come te di investire, diciamo, sulla creatività? Io oggi consiglio veramente, perché oggi è facile col telefonino fare tutto. Io consiglio di studiare sempre e comunque. Studiare, essere tecnici innanzitutto e poi creativi, perché la creatività è fondamentale, diciamo che è la ricetta base di qualsiasi espressione. Però oggi come oggi devi essere veramente molto tecnico e veramente devi conoscere tutto, devi capire, devi saper giocare nel luogo in cui ti poni, no? Cioè, ti crei un luogo in cui tu devi comandare quella situazione lì, altrimenti, cioè, io vedo... Ma oggi non basta più nemmeno saper fare un video col telefonino, cioè parlo per assurdo, poi il grande Civa, le cose professionali e altro. Però chi vuole oggi iniziare deve studiare, non può basarsi su delle cose semplici che ci sono in giro, delle app, eccetera. Ma chiaro, è basic quello che sto dicendo io. No, vabbè, è chiaro, però hai ragione, perché sembra tutto facile. Sembra tutto facile, esatto, hai colto il punto. Sembra tutto facile, invece non lo è, affatto non lo è. Cosa ti piace di più di questo, tutto questo mondo? È l'adrenalina. Sì. Anche, per esempio, anche essendo documentarista e in giro appunto per questi documentari, però scoprire qualcosa di nuovo, infatti abbiamo fatto anche scoperte di carattere astronomico, scoperte nei siti, nei campi di battaglia, per me è adrenalina pura, è come quando a 19, 20 anni andavo a New York, andavo in giro per il mondo. È bello! E cosa ti piace di meno invece? Di meno mi piace quando non riesco a portare a termine qualcosa, quando c'è qualcosa che non riesco a comprendere, no? Mi piace di meno, quindi perdo un sacco di tempo poi a capire meglio, che è giusto, ma certe volte mi piacerebbe avere una spina che tu scarichi tutto come il computer e vai... E così ti liberi anche la mente, no? Un attimo, esatto. Poi ti riprendi e vai avanti, insomma. Esatto. Qual è stata la tua migliore esperienza professionale? Sicuramente con il fotografo americano Bruce Weber, che tra parentesi lui presenta il suo documentario il 23. Io il 21 e il 23. Che se questo due è in comune, porti fortuna anche a te? Speriamo. Assolutamente. Bruce Weber, che è veramente uno dei più grandi fotografi al mondo. Anzi, il mio sogno era proprio lavorare per Weber, Versace e Armani. Fortunatamente, devo dire, ho fatto tutte e tre. Quindi, come dice Califano, tutto il resto è noia. Quindi, ma cosa consiglieresti alle ragazze e ragazzi che vogliono intraprendere un pochino il mondo della moda? Che consigli possiamo dare? Innanzitutto io direi state con i piedi per terra. Sempre con i piedi per terra, se, assolutamente. E fidarsi solo dei professionisti. Delle agenzie che sono referenziate sul territorio, parlo di Milano, oppure spesso io dico, se uno o una proprio vale e supera i canoni non deve spendere grandi soldi per book e via, no, dicendo, assolutamente ti no, promuovono no. Praticamente loro nel momento in cui vai. Beh, perché vedono un talento che c'è dietro. Esatto, qualche soldo va sempre speso, perché per i book, per pagare anche chi ti avvia. Quindi, ma non superano mai i 500, 1000 euro massimo, cioè giusto per i compiti. Però comunque uno se li può tenere da parte, dice, se non serve comunque ti promuovono. Ho capito male? No, mi sono perso un attimo, bisogna spenderli. In realtà è sempre No, è sempre la startup che conta, cioè nel senso che ecco. Ci sono delle cosine, cioè tipo il viaggio a Milano, per dire, vabbè, no? Certo. Il composite, le prime foto, le prime stampe, quello... Ne dobbiamo parlare assolutamente proprio di questo, sì, argomento, delle foto, eccetera. Ti invito nuovamente, sei contento? Cioè, piacere tornare a trovarci qui. Va bene. Allora, salutiamo i nostri amici a casa, perché il tempo purtroppo è terminato, sarei rimasto qui ore, perché mi piace tantissimo questo mondo. Sì, ho parlato mezz'ora, è un record. Hai visto? Quindi non parlo mai. Vedi, grazie per essere stato con noi, torna a trovarci quando vuoi. Grazie, e grazie amici a casa che ci seguite, siete sempre, sempre, sempre numerosissimi. Vi mandiamo un bacio grande con il cuore.
Salutiamo pure.